A poco più di un anno dalla sua progettazione è stato inaugurato a Piano di Conca, nel comune di Massarosa, il nuovo polo scolastico. Un complesso realizzato in stile campus americano, dove i ragazzi potranno andare dall'asilo nido alle scuole medie grazie alla contiguità degli edifici. Alla cerimonia di inaugurazione, vissuta come un vero e proprio evento da parte di tutta la comunità, erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla giustizia Domenico Manzione in rappresentanza del governo, oltre a molti sindaci della provincia di Lucca, il presidente Baccelli ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Arturo Lattanzi. La nuova scuola comprende un asilo nido per 20 bambini, una scuola per l'infanzia per 90 e una scuola primaria per 375 alunni. A questi si aggiunge la mensa, una palestra, oltre alla nuova direzione didattica. Un intervento che è stato possibile realizzare grazie al contratto di disponibilità, una nuova forma di sinergia pubblico-privato messo a disposizione dall'attuale governo e che il comune di Massarosa ha adottato per primo in Italia. Il progetto è praticamente il contratto di disponibilità, è il primo esempio fatto in Italia di questa forma innovativa per realizzare le opere pubbliche. Praticamente si realizza un'integrazione tra il pubblico e il privato che si è concretizzata appunto nella realizzazione di questo polo scolastico. È un polo scolastico da 5.000 metri quadri, ha comportato un investimento complessivo di 5 milioni e mezzo più IVA, è un'opera eccezionale portata in fondo in tempi assai ristretti, tant'è vero è stata fatta circa in un anno e mezzo. In pratica l'edificio resterà di proprietà della ditta costruttrice per 30 anni, durante i quali il comune pagherà un canone, dopodiché la struttura tornerà di proprietà comunale.